E da chi è un parino che dice se allora 100 anni fa facevano come a Val di Susa? Sono ignoranti, ignoranti come in una maniera esasperante, esasperante. 100 anni fa non c'erano degli psiconani, non c'erano dei ladri. Allora, proposte, porca puttana, proposte. Ora abbiamo io mi incazzo, mi devo calmare, devo sperare. Non bene, se il dell'amore, io vorrei essere Marco Travaglio, che guarda tutto con occhi, lo offendo, non mi niente, sei una merda, lui alza l'occhio e dice tu non hai pagato una multa nel cielo, il mio temperamento, ma io sono buono, pace e bene a tutti. Allora, le nostre sono l'acqua pubblica, parola che non vuole più dire niente, pubblico o privato, signora, non vuol dire niente, quando il tuo comune è privato, qualsiasi cosa dica, sono quelle parole che ci fregano. Cambi il concetto di una parola, che tu pensi voglia dire una cosa, e ne fai, gli cambi il concetto, gli cambi il pensiero, cambi il mondo. Sono i comuni che sono diventati privati, sono le regioni che sono private. Se i cittadini non ci sono dentro, sono delle società per azioni. L'acqua pubblica o privata non dovrebbe neanche esistere, il problema. Non dovrebbe neanche esistere il problema che fai degli statuti dove metti dentro quello che vogliamo fare noi. L'acqua deve essere di proprietà, gestita da una società pubblica, non quotata in borsa, non un SPA. E mentre la sinistra, Bersanetto, va a Carpi a fare un discorso in mezzo romagnolo per stare vicino alla gente, fanno così, no, socio, parlato socio, lui dice no, socio. Fa un discorso dicendo che noi non teniamo pubblica l'acqua, ci mancherebbe, dice, ci mancherebbe, noi non vogliamo privatizzare l'acqua, noi teniamo pure le fonti pubbliche, ma la distribuzione, il know-how noi non ce l'abbiamo come comune, come regione, ce l'hanno le grandi società che noi controlliamo, per esempio la Veolia gestisce energia, rifiuti, gestisce la vita di milioni di persone in Sud America, in Francia, la Veolia. Allora dice, perché non abbiamo a Veolia a distribuire l'acqua nella nostra città, ci conviene, loro sanno come fare, noi no. E mentre diceva questa fesseria schifosa, nello stesso momento il sindaco di Parigi, che aveva l'acqua da anni sotto l'egida della Veolia che la distribuiva, ha preso l'amministratore delegato della Veolia e l'ha mandato via a calci nel culo, ripubblicizzandosi l'acqua, e oggi l'acqua di Parigi, dove è la sede della Veolia, è pubblica e si chiama Eau de Paris. Allora queste cose, se voi non le sapete, diventa un problema. Diventa un problema, e io vedo le vostre facce. Quello che mi guarda così, come dire, tanto è lo stesso, tanto non c'è fatto. Sono i peggiori. Oppure quello che ti dice con ottimismo, dice dai, vai avanti, dai, fai, vai lì, fammi un culo te, vai. Quelli che ti mandano avanti però no. Allora ognuno si deve mettere un elmetto, questo è l'elmetto del cittadino, è l'elmetto del cittadino che fa, scende, comincia a dire, a informarsi, e vuole l'acqua pubblica, e vuole le energie rinnovabili per la tua città, cioè mettere a norma di efficienza energetica gli edifici del comune che fanno ridere, che vanno ancora a gasolio. Sappiamo tutto quello che consuma una nostra automobile, vi dicevo prima, che non ha più senso, e non sappiamo quanto consuma la casa nostra. Perché io non devo sapere quanto consuma la casa nostra? Se io lo sapessi prenderei dei provvedimenti, ma neanche io. Allora, cercare di avere una rete intelligente per l'energia come per internet è semplice, c'è già la tecnologia. Io vorrei avere un display in casa che automaticamente, se l'energia mi cambia di prezzo nel giorno, nella giornata, mi stacca, nel momento che costa di più, mi stacca un utensile, mi stacca una cosa che ci ho attaccato lì, la lavatrice, la lavastoviglie, l'aria condizionata, il riscaldamento, me lo stacchi un attimo, quando costa di più me lo rattacchi quando costa meno, perché non sappiamo neanche cosa costa la nostra energia. Chi è che mi dice quanto costa l'energia e come trovare il prezzo? Lo sapete, avete mai preso una bolletta? Non si sa, il prezzo di quel libero mercato, un cazzo libero mercato, il prezzo dell'energia, di chi butta l'energia elettrica e ce la vende, è il costo marginale, il prezzo marginale, non il prezzo medio di mercato.
Ognuno dovrebbe pagare, devi pagare il prezzo che ti chiede quello che ti dà l'energia ogni giorno. Invece viene fatto, non viene fatto un prezzo medio, viene fatto il prezzo marginale, cioè aumentato il prezzo più alto, aumentato del 10% perché è un extra profitto per tutti. Quindi noi paghiamo l'energia più cara d'Europa. Poi abbiamo il 10% in più per ammortizzare le quattro centrali che stiamo ancora pagando a 240 milioni di euro all'anno. Poi abbiamo il 7% della bolletta in più perché non ce lo dicono che con i chip 6 della nostra bolletta dal 92 noi paghiamo 60 miliardi di euro che pensavamo andassero alla rinnovabile, acqua, sole, vento, e invece vanno ai petrolieri per fare inceneritori, biomasse, rigasificatori. Prendono quelli che fanno l'inceneritore 40 milioni di euro, è chiaro che sono flussi di soldi che si comprano comuni, si comprano regioni, si comprano tutti, tranne questi ragazzi qui. Questi qui non li compri, perché se entra uno di questi nel comune o nella regione, se ne entra uno, non entra un ragazzo di questi, entra un terminale di un network, l'avete capito, dietro lui o dietro lui chi andrà come consigliere, non certo il governatore. Ma chi ci andrà? Dietro di lui ci sono migliaia di ingegneri, di avvocati, di specialisti, di idraulici che cambiano il mondo, che fanno proposte. Stasera da Sant'Ora ci sono 5 consiglieri, l'avete saputo che è il movimento questo qui, che non caga nessuno. Abbiamo fatto le comunali a giugno e sono entrati 40, circa 37 consiglieri in 32 città importanti, l'avete saputo? Che noi abbiamo un consigliere 5 Stelle a Bologna, a Modena, ad Ancona, a Firenze, a Livorno, abbiamo a Ferrara, a Cesena, a Brindisi, l'avete saputo voi? In 32 comuni importanti e cominciano a fare effetto, cazzo se fanno effetto, comune di Treviso, un ragazzo, 250 euro al mese, un tecnico informatico, fa 4 cose, raccolta differenziata porta a porta per le scuole, 90 scuole a costo zero per le scuole, a costo zero per il comune. Come ha fatto? Ha preso un'imprenditrice del luogo di Venelago, la dottoressa Poli, che ha preso il premio come migliore imprenditrice dell'anno dell'Unione Europea, si è andata a prendere la spazzatura delle scuole, apre i sacchetti, toglie l'umido, fa il compost e con le materie prime e secondarie del sacchetto le vende come materie prime e secondarie, fa i soldi, senza chiedere una lira ai comuni. E lui, da ragazzo di 28 anni lì dentro, ha fatto abbassare le tasse sulla spazzatura, i vostri soldi, di 80.000 euro in un anno. Solo con quel progetto lì. Adesso 60 comuni riciclano attraverso Vedelago, perché Vedelago ricicla il 95% dei rifiuti, senza fare discariche, senza fare inceneritori, facendo i soldi e facendo guadagnare i comuni che glieli danno. Ma bisogna fare un po' di sacrificio, bisogna che dividiamo un po' di spazzatura. Meno ne fai, meno paghi, hai l'incentivo, più ne fai, più paghi. Il sindaco di Los Angeles, di San Francisco, 950.000 persone, manda una lettera al sindaco di Parma. Parma fanno 3 inceneritori vicino, tra cui a 200 metri dalla Barilla, un inceneritore. Dove c'è Barilla c'è casa. Allora gli dico, ma siete scemi, fate l'inceneritore nel parmigiano. Parma è la capitale mondiale dell'alimentazione, ci fate 3 inceneritori. Fate come noi, venite a vedere. Noi ricicliamo il 75% dei rifiuti senza fare inceneritore di scarico. Fate così, il sindaco di San Francisco, il sindaco di Parma. Ma allora, se c'è la tecnologia, ci sono le cose da fare. C'è già la tecnologia. Bisogna mandare a casa questa politica di corrotti, ma sono veramente corrotti, che sono vecchi di 70 anni, che si sono formati negli anni 50, che devono ripulirsi il passato di Craxi per ripulirsi il loro presente di adesso. Dobbiamo mandarli a casa tutti e far entrare nelle giunte comunali, nelle giunte regionali e in Parlamento della gente di 30 anni con questi criteri qua.